sensazioni positive perché come squadra ci siamo, compatti, belli tosti, vediamo come va. Sempre il nostro pensiero è rivolto ad Antonio, nostro caro amico. Come che dire, nostro amico Francesco Ruggiero, nonostante influenzato, è qui con noi a darci forza. Grazie. Allora, cosa anche l'orario può influire, che siamo abbastanza stanchi, questo è un orario che si può evitare, però comunque dobbiamo provare un portiere stasera che promette molto bene, vedrai Paolo, vedrai. E poi c'è una novità in attacco, la coppiamo con Montagna. Vincenzo gioca di spesso, nuovo duo, nuovo sì, duo. Gioca spesso in difesa, ma lo proviamo in attacco, che comunque la settimana scorsa ha giocato molto bene nelle più avanti della linea centrocampo. Ha detto Andrea, divertendoci arrivano i risultati? Come detto? Divertendosi arrivano i risultati.
MVP del match contro l'X Factor. Ottima gara la tua, tanta corsa, tanto sacrificio, però la gara oggi è andata tutto sommato benissimo. Diciamo che i primi minuti non abbiamo giocato come sappiamo, infatti è finito solo 1-0 i primi 20 minuti, poi il secondo tempo abbiamo ripreso a giocare come sappiamo giocare e abbiamo portato la gara al termine, anche perché comunque loro si sono sbilanciati, è andata bene senza subire gol. Diciamo questo era il nostro obiettivo, non subire gol. Diciamo che è stato anche molto bravo Arcangelo, l'importa sempre che fa la differenza, quindi dà una grandissima mano questo torneo. Arcangelo è la ciliegina sulla torta che ci mancava, quindi siamo al completo e speriamo di arrivare dove non abbiamo concluso l'anno scorso. Gigi, una dedica finale a qualcuno? La dedica va a Antonio e la voglio fare al ragazzo Raffaele che ci ha lasciato da poco. Grazie mille Gigi.